Ecco, buonasera ragazzi, sono Don Romano Nicolini che cerca di spiegare i punti della legge Scout, vedete, in tre puntate. Ieri ne ho spiegate i primi tre punti, oggi spiegherò il quarto e il quinto punto della legge Scout. Il quarto punto della legge Scout dice così: lo Scout e la guida sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e Scout. Quarto punto. Oh, evidentemente essere amici e fratelli è proprio la sostanza del cristianesimo, non c'è bisogno di farla tanto lunga, tanto che Gesù dice: quando pregate non dite padrone mio, imperatore mio, che so io, no? Direttore, preside, gli dite padre mio, anzi aggiunge, è ancora più bello, Gesù dice, chiamatelo Abba, Abba in ebraico vuol dire papà, paparino, simpaticissimo. Allora, quindi se tu dici Gesù, lo chiami paparino, quello che vedi vicino chi è? È tuo fratello, se lui è padre. E quindi anche il ragazzo più ricco, più povero, più antipatico, più ammalato, con più fatica andar bene a scuola, che non è tanto bravo nello sport, nel disegno, che so io, e anche che è immigrato. Chi l'avrebbe detto? Quando ero piccolo io vedevo gli stranieri, ma erano i soldati inglesi, americani, tedeschi naturalmente, erano soldati che diciamo ci trattavano bene. Io non ci siamo trovati bene, anche se sono cadute moltissime bombe e una mitragliata di aereo mi è passata vicino a 2 metri, una mitragliata di aereo è passata vicino a me quasi 2 metri di distanza. Ero piccolo però mi ricordo. Allora quindi essere amico e fratello di altre guide scout è la sostanza del cristianesimo. Baden Powell, che era un militare, lo vedete alle mie spalle, era un soldato, è soldato. Nell'esercito britannico in quel periodo c'era la mania, una mania, di andare a portare la civiltà inglese in India, in Pakistan, in Nigeria, in tutti i posti. Ma per andare devo fare le guerre. Allora dice, ma chi te lo fa fare? Perché non stai a casa tua con gli inglesi? Era l'ordine di andare. E qui bisogna riconoscere che Baden Powell, un po' per l'usanza del tempo, è andato nell'esercito. È vero, è vero. Ecco. Ma dopo, ecco, tenti bene, è vero, è vero. Ma dopo, nel 1907, quando ho cominciato il scautismo per ragazzi, ha cambiato tutto, ha smesso e si è dedicato così tanto ai ragazzi che ha voluto a tutti i costi che facessero una jam, in inglese jam vuol dire marmellata. Allora nel 1920 ha voluto che il primo jamboree, cioè marmellata di ragazzi, fossero tutti uguali, inglesi, bianchi. È stato un genio, veramente, un genio. E nel 1939 gli hanno assegnato il premio Nobel per la pace, ma poi è scoppiata la guerra. Non gliel'hanno dato fisicamente, no? E lui è andato in Kenya, a Nyeri, tristissimo che fosse scoppiata la guerra. Lui che nella prima parte della sua vita come soldato aveva fatto la guerra, ma poi ha cambiato tutto. Ma anche San Paolo all'inizio ha perseguitato i cristiani, forse li ha anche uccisi, ma non potete dire che San Paolo è un delinquente, un assassino. Può darsi che l'abbia fatto, ma anche San Giovanni Gualberto qui vicino a Camaldoli ha ucciso uno, ma poi dopo ha cambiato, si è pentito,
promesse sposi, Fra Cristoforo ha ucciso, ma poi ha cambiato. Quindi giustamente dobbiamo considerare Baden Powell un grande profeta di pace, di amicizia e di fratellanza. L'esempio, tutte le volte vi racconto un esempio. Questo qui è di una famiglia del Piemonte, dove sono il babbo e la mamma e due fratelli. Uno dei due è scout e l'altro no. Quell'altro, un po' più grandino, lo prende in giro a Christian. Christian è scout e lo chiama Biscuit, Biscuit, biscotto. E Christian, insomma, scherza e ride, però si arrabbia anche il babbo e la mamma. Lasciano in pace, no? No, mamma, un biscotto. Vabbè. Allora un giorno arriva che il babbo dice: partiamo per le Dolomiti per andare a sciare. Oh, bello, bello, che bello, contentissimi. Prendono dal Piemonte verso la Lombardia, diciamo zona di Milano più o meno, quando c'è un terribile banco di nebbia, bruttissimo. Il babbo ha paura, va piano, però improvvisamente c'è una bruttissima coda di automobili che si vanno a sbattere fra di loro, no? Per fortuna non si sono fatti niente, però l'automobile è rotta. Aspetta, 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 finalmente arrivano in un'officina. Arrivati in un'officina, c'è un giovane meccanico che dice: questa macchina di colore verde, di chi è? È mia, dice Christian. Qualcuno di voi è scout? E Christian dice: sì, sono io. Come fa a saperlo? Ma non vedi che c'è il giglio attaccato di dietro alla macchina? Il giglio scout? Anch'io sono scout. Davvero? Il babbo e la mamma per poco si mettono in ginocchio davanti a questo ragazzo meccanico in automobile che ha detto che è scout. Questo ragazzo gentilissimo ce la mette tutta, insomma, riesce a riparare la macchina, che è un po' acciaccata ma funziona. Stanno partendo, la mamma naturalmente ha allagato la macchina di lacrime, ecco, e partono per le Dolomiti, per la neve. Da quel momento il fratello di Christian cosa ha fatto? Ha smesso di prendere in giro a Christian perché era scout. Hanno visto con gli occhi che la fratellanza scout esiste davvero. Dove vai? C'è sempre qualcuno che ti vuole bene. Questo è il quarto punto della legge scout. Adesso passiamo al quinto. Lo scout e la guida sono cortesi. Cortesi viene dal latino cuor tensu, cuore teso, cuore proteso, cuore buttato in avanti, cortesia. Una volta si diceva anche cortese cavalleresco, adesso l'ho tolto, pazienza. Beh. Cortesi perché il primo a essere cortese, gentile, pensate un po'. E sono stati i primi, insomma, Giuseppe Maria, che quando l'imperatore romano di Roma, Augusto, Cesare Augusto, ha dato l'ordine del censimento su tutto l'impero, enorme, immenso, no? 5 milioni di chilometri quadrati, era proprio loro hanno obbedito, hanno detto: vabbè, noi potremmo far finta di niente. La Madonna sapeva che Gesù bambino, Gesù che portava in grembo, non era ancora nato, viene dallo Spirito Santo, però vanno a Betlemme e lì trovano la cortesia di un bambino che gli indica la grotta. I grandi sono scortesi, maleducati, non la vogliono accogliere. Un bambino gli indica la grotta. Quindi lo scout è sempre una persona cortese, gentile, e quando una persona incontra uno scout deve andare via con un sorriso che gli arriva qui perché ha incontrato un ragazzo solare. Esempio, questo qui. A Milano, via Monte Bianco, succursale della Banca Alpina, quattro banditi assaltano la banca e scappano via.
scatta l'allarme, la polizia comincia a inseguire la macchina dei banditi, quando uno di loro, che adesso non mi ricordo più il nome, ma era famoso, dice: sparate, spariamo sulla gente, perché si fa confusione e la macchina dei poliziotti è costretta a fermarsi in mezzo alla confusione. Gli altri banditi: ma sei matto, sparare sulla gente? Sì, sì, sparano davvero, proprio dei delinquenti assoluti. Mentre stavano aspettando il tram, c'era con loro Roberto, uno scout, che andava a giocare a tennis assieme a Marco. Quando sentono la macchina dei banditi che arriva, no, con un rumore enorme, e sparano, Marco, che è ingenuo, un bambinone, fa il curioso, si butta. Invece Roberto, che è scout, si butta addosso a Marco per proteggerlo, no? Lo butta giù, ma una pallottola lo colpisce. Ma Roberto, che è scout, si salva. La mamma naturalmente ha pianto moltissimo, però è orgogliosa. Il mio Robertino è un vero scout, ha rischiato la vita pur di salvare il suo amico Marco, mentre tutti sparavano via, era lo scippo, il colpo di via Monte Napoleone, era famoso, poi è vero, Roberto, ecco, si butta addosso a Marco per proteggerlo, una pallottola lo colpisce alla spalla, si salva, però ha fatto un gesto veramente eroico. Raccontato, come vi dicevo anche ieri, su questo libro, l'ho stampato io con le paoline, ABC dello scautismo, chi lo vuole me lo chiede, io lo mando gratis. Passiamo adesso al sesto punto e poi ci fermiamo con questa puntata, diciamo, di spiegazione. Sesto punto della legge scout dice: lo scout e la guida amano e rispettano la natura, amano e rispettano la natura. E qui, cari miei, siamo proprio a cavallo, si suol dire, perché senza natura lo scautismo morirebbe. Purtroppo adesso col coronavirus siamo stati costretti tutti a stare chiusi in casa, ma uno scout sogna il bosco. Io lo ricordo ancora adesso, sono passati quasi 50 anni. La prima notte, ma davvero, che ho dormito sotto la tendina, qui vicino a Rimini, no? Vicino a Carpegna. Io mi ricordo bene, ma come adesso? Tutta la notte sono rimasto estasiato, sveglio, dopo poi ho anche dormito, ma insomma moltissime ore sveglio, perché sentivo il cuculo che cantava. E io ero incantato, incantato dal rumore della natura, che tirava un po' di vento, e questo cuculo che cantava, diceva: guarda quante cose belle ci sono, e io non me ne avevo mai accorto. In città, no, è sempre fretta, guardi i lampioni, i motorini, e qui il rumore del cuculo è una meraviglia, no? E Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non cunano nei granai, eppure vivono tranquilli. Quindi anche voi ragazzi, questo ve lo dico, siamo adesso in questo momento giugno del 2020, il coronavirus è passato, per modo di dire, però insomma un po' è passato, ma una cosa che è sicura, purtroppo, diminuiranno i soldi nelle vostre famiglie, ma non proprio, cala per tutti, perché la malattia ha fermato i contadini, gli allevatori. Allora io vi dico, ragazzi, proprio voi scout, dite al babbo e alla mamma: non spendiamo i soldi, lascia stare babbo di comprarmi le scarpe nuove, mi va bene quello, lascia stare, non comprarmi la bicicletta nuova, non la voglio,
Perché? Perché voglio fare economia, dopo ne parleremo, quando diremo che lo scout è laborioso ed economo. Però amare la natura è anche, ecco, non fare sprechi. Perché quando hai comprato inutilmente, per esempio, una merendina che è coperta di plastica, insomma, non potresti fare a casa col pane duro un po' di acqua, un po' di zucchero, è buonissimo, ve lo dico io. Prendete il pane duro, che tanto rimane, no? Dite alla mamma: mamma, lascia stare la merenda confezionata che è tutta piena di carta, eh? Dammi un pezzo di pane duro. Ma è duro, lascia fare a me, mamma. Ecco, tu prendi il pane duro, gli metti un po' di acqua sopra, gli metti un po' di zucchero e mangi una merenda favolosa. Ecco. Racconto, vicino al ponte di Tiberio a Rimini c'era almeno un parco, la zona asciutta perché c'era la diga. A un certo punto la ditta Mascarponi, che è il nome inventato, inventato, vince l'appalto per costruire praticamente addosso al ponte romano di Tiberio, che è bellissimo, è un capolavoro dell'antica Roma, di costruire un condominio, che era schifezza, no? Un condominio è un centro commerciale praticamente addosso al ponte romano. Ma dove siamo? Allora, gli scout nautici lì vicino sono arrabbiati perché se viene la ditta, butta giù gli alberi vicino al ponte di Tiberio e costruisce questo immenso, enorme condominio e loro dove andiamo a giocare? Allora, si fa un po' di scena, eh? Comincia la ditta, però aveva il permesso, quindi è regolare. Viene avanti con la ruspa, pronta a buttare giù il primo albero, quando improvvisamente l'operatore della ruspa alza gli occhi. Mamma mia, ma sopra c'è un ragazzo! Cosa fai tu lassù? Ma vieni giù! Guarda che se vengo avanti con la ruspa, butto giù l'albero, ti ammazzo! No, io non scendo! Ma perché non scendi? Perché dobbiamo salvare gli alberi! Ma sta zitto! Ma chi siete voi? Siamo gli scout qui vicino! Ma sta zitto! Noi abbiamo tutti i permessi! Adesso passo quell'altro albero, quello della ruspa. Passa l'altro albero, c'è un altro ragazzo. Ma cosa fate lì? Passa un altro albero, un altro ragazzo. Erano gli scout che si sono nascosti sull'albero, nascosti che si vedeva, per proteggere l'albero dalla ruspa. Intanto sul parapetto del ponte si è riunita la gente e parteggia naturalmente per i ragazzi. Oh, difendono gli alberi, difendono il parco del Ponte Tiberio, bravi loro. Qualcuno invece dice: no, no, il comune ha dato il permesso di buttare giù tutti gli alberi per fare il condominio, no? Per fare centro commerciale. Insomma, la cosa stava andando per le lunghe quando improvvisamente arrivano le mamme degli scout che cominciano a urlare come delle vipere inviperite contro gli operai. Urlando, andate via, disgraziati, volete buttare giù gli alberi e togliere il parco ai nostri bambini che ci vanno a giocare? Andate via, canaglino! Insomma, si scatenano le mamme contro questi poveri operai e questi sono costretti ad arrendersi, spengono il motore del Caterpillar e vanno via. Morale, se adesso siamo 2020, passate sul ponte romano di Tiberio, sul ponte di Tiberio a Rimini, guardate giù dal parapetto, vedrete adesso l'acqua e gli alberi che sono al loro posto, che si raccontano fra di loro gli alberi, chiacchierano, quando la storia di questi ragazzi che li hanno salvati da morte certa. Gli scout
amano e rispettano la natura, in questo caso hanno rischiato anche la vita, perché se quello del caterpillar non se ne accorgeva, buttava giù l'albero e il ragazzo moriva, no? Però hanno rischiato anche la vita per salvare la natura. Grazie ragazzi, finisce la seconda puntata e domani faremo l'ultima puntata dal settimo punto della legge Scout fino a 10. Ciao ciao!